Il racconto del profeta Giona è indubbiamente caratteristico perché viene evidenziata la tentazione del profeta. Di quale tentazione si tratta? Ecco, direi che l'episodio del profeta Giona, del profeta Giona è veramente caratteristico. Perché? Perché Dio parla al profeta e gli dice: fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. E qui allora dovremmo cominciare a chiederci: ma perché Giona, che riceve da Dio l'ordine di andare a predicare la conversione a quelli di Ninive, la grande città che poi è emblema del mondo, fugge a Tarsis, non vuole andare a predicare? Ora, Giona crede fermamente nel Signore che gli ha parlato, tant'è vero che poi nel racconto non c'è alcun dubbio a questo riguardo, non c'è, come potremmo dire, un pensiero sarà: ma avrà parlato Dio, non avrà parlato Dio. No, c'è la certezza, Dio gli ha parlato, solo che lui va a Tarsis, non va a predicare. Poi tutti sappiamo che il Signore scatena una tempesta sul mare, Giona viene poi gettato in mare e finisce in bocca al pesce. Ora chi? Sì. Appunto, secondo il racconto biblico, appunto, Giona è finito in bocca al pesce per tre giorni. E come mai molti non credono a tale racconto, ma lo considerano solo un'allegoria? Ecco, poi dopo qui arriviamo a questo punto, perché è molto importante per l'aggancio col Nuovo Testamento. E allora chiediamoci perché Giona è scappato a Tarsis. Allora, innanzitutto potremmo dire perché probabilmente gli stavano sulle scatole quelle di Ninive. Lui li riteneva dei malvagi, perché Dio dice la loro malizia è salita fino a me, e quindi probabilmente per due ipotesi: una, avrà pensato: tanto anche se vado a predicare questi non ascoltano, perdo solo del tempo, è inutile. E l'altra, lo dice lui stesso quando sa, e lo leggeremo, che il Signore si pente del malefatto, e lo troviamo, perché è molto importante questo anche per gli agganci col Nuovo Testamento. Ecco, quando si convertono, perché poi ovviamente dopo la vicenda che tutti conosciamo, eccetera, che è finito in bocca al pesce, e quindi poi dopo è stato sputato dal pesce, dopo che Giona ha invocato il Signore e quindi va a predicare, Giona ne provò grande dispiacere e fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lascia impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Allora Giona, siccome riteneva peccatori, maligni i personaggi di Ninive, avrebbe voluto che Dio li castigasse. E quindi quando ha visto che loro si sono convertiti, il Signore ovviamente non ha minacciato il castigo, cioè ha ritirato il castigo minacciato, lui se ne è dispiaciuto. Allora proviamo a pensare quanti cristiani pensano questo e dicono: certa gente è malvagia, compie il male, è giusto che, o addirittura perché Dio non li castiga subito, è giusto che finiscano all'inferno, peggio per loro, eccetera. Lo pensano molti. Ritengono che Dio debba intervenire subito e castigarli. Un aggancio molto importante ce l'abbiamo proprio nel Nuovo Testamento, nell'episodio del figlio prodigo, perché noi vediamo che a un certo punto il fratello, quello che si era comportato bene, si arrabbia quando è quando torna il famoso figlio prodigo, che tutti conosciamo, egli, il figlio che si era comportato rettamente, si arrabbiò
e non voleva entrare. Il padre lo uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo tanti anni, non ho mai trasgredito il tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far feste con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, quindi neanche lo vuoi riconoscere fratello, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui ha ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e allegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quindi anche qui abbiamo questo atteggiamento. Per questo fratello, per il buon fratello diremo che si era comportato bene, l'altro poteva andare a farsi friggere e finire dove era. Ma chiaramente il padre, che poi è emblema di Dio misericordioso, attendeva la conversione del figlio, perché attenzione, quando il figlio torna, dice: tornò mio padre e dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te. Conversione, non è tornato con le pretese, anzi addirittura dice: posso essere trattato come i servi eccetera, non sono neanche degno di essere chiamato come tuo figlio. Conversione, lo stesso discorso che è avvenuto con Ninive, si sono convertiti alla predicazione di Giona, perché è stato poi indetto il digiuno eccetera, tutti sappiamo, basta leggere Giona. Conversione, quindi Dio infinitamente misericordioso fino alla fine, cioè fino alla fine dei nostri giorni, lancia gli input per richiamarci alla conversione. E qui veniamo alla risposta all'osservazione del perché non credono. Allora, la questione del pesce, che poi dopo è emblema di Gesù che per 3 giorni nel sepolcro, eccetera, rimane. Però Gesù dice: non vi sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Come Giona stette 3 giorni nel ventre del pesce, così sarà anche del figlio dell'uomo. Stette. Gesù non ha detto come è raccontato o come si, so, tipo leggende, tipo racconto, eccetera, ma come, quindi la bocca della verità, perché Gesù è la bocca della verità, e non sbaglia a parlare, ha detto che aveva un valore eterno, come Giona stette. Quindi Gesù ha valorizzato il racconto di questo straordinario evento. D'altronde Dio, Dio onnipotente, Dio fa quello che vuole. Il miracolo del sole di Fatima, per non andare tanto distanti, dove hanno visto il sole danzare nel cielo e il racconto è stato ripreso dai giornali del tempo, ci sono ancora gli articoli, e tra quei giornalisti vi erano anche degli atei mandati appunto per far cronaca, che si erano spaventati perché pareva che il sole scendesse e colpisse la terra. Hanno visto, quindi poi si sono trovati, erano tutti bagnati perché aveva piovuto, e si sono trovati tutti asciutti, e questo fenomeno è stato visto anche a chilometri di distanza. Dio è il re dell'universo, è il creatore di tutto l'universo, quindi fa quello che vuole, quando vuole, come vuole, piaccia o non piaccia a papi, cardinali, vescovi, preti, laici, atei, massoni e chi più ne ha e più ne metta. Quindi l'episodio di Giona, per definizione di Gesù, è avvenuto, anche se certi pretini nelle prediche fanno intendere che siano dei raccontini. No, non è proprio così. Quindi l'importanza di Giona è questa, e la tentazione di Giona è stata proprio questa, di non obbedire a Dio, perché riteneva che, essendo malvagi, che si arrangiassero e che finissero tutti nella sorte loro destinata. Invece qui impariamo che Dio è infinitamente misericordioso e costantemente ci richiama alla conversione, che può avvenire, perché grazie all'applicazione di Giona, la grande città, emblema del mondo, c'è stata la conversione. E addirittura Dio dice, quando poi nell'episodio del ricino, della pianta che riparava dal sole cocente Giona, che poi dopo è morto durante la notte perché un verme è mandato da Dio, e Giona si lamenta eccetera, dice: come tu ti lamenti per una pianta, e io non avrei dovuto aver cura di una città in cui ci sono tanti, lui dice che non sanno distinguere a destra e a sinistra, quindi tanti bambini. Ecco, questo è il discorso. Dio è infinitamente misericordioso, fino alla fine lancia l'input di misericordia, perché c'è poi,
come ci insegna anche il Salmo, l'eternità per castigare quanti fino alla fine non ricorrono alla sua infinita misericordia. Mi sembra che nell'Antico Testamento ci sia un altro episodio di un profeta, il profeta Elia, che non voleva più predicare, che voleva morire. Sì, questo è bellissimo. Si era sdraiato e non voleva neanche più mangiare. Sì, questo è bellissimo anche perché è un profeta dalla potenza di Elia, perché bisogna leggere la vita di Elia, un profeta di una grande forza, di un grande spirito, di una grande potenza. Predicava e ha inseguito Lucio, a un certo punto dice basta, non ce la faccio più, dice tutti gli altri li hanno perseguitati, li hanno uccisi, adesso cercano di uccidere anche me, basta, non ce la faccio più. E a un certo punto sappiamo che poi il Signore interviene, eccetera, col famoso acqua e pane, eccetera, alzati, vai, Elia, eccetera, lo stimola ad andare a conversione. Troviamo anche nel profeta Isaia quando dice chi ha creduto alla nostra plurale predicazione. In questo ci mette i profeti, ci mette anche Gesù, però la nostra ricompensa è presso Dio. Quindi anche quanti predicano e non trovano risposta non devono preoccuparsi, perché il loro compito l'hanno assolto, perché Dio non chiede che di convincere per forza le persone, ma testimoniare. Siete i miei testimoni fino ai confini della terra. Quindi testimoniare, uno predica, semina, poi è lo Spirito Santo che fa crescere, magari nei momenti finali anche della vita, tante persone, certe cose sentite e rifiutate possono essere accettate negli ultimi istanti della vita. Quindi chi ha creduto alla nostra predicazione, quindi la difficoltà della predicazione, proprio in un mondo avverso che giace sotto il potere del maligno, questa definizione di San Giovanni, non invento nulla, basta leggere la Sacra Scrittura, che è la cosa fondamentale perché è parola eterna di Dio. Grazie.